A Palermo un uomo di 31 anni, Alejandro Guadagna, è stato ucciso a colpi di pistola al culmine di una lite, pare per affitti non pagati. Al loro arrivo gli uomini del 118 hanno trovato il 31enne riverso in una pozza di sangue e non hanno potuto far altro che accertarne la morte. Subito dopo i sopralluoghi i carabinieri erano andati a casa del titolare dell'appartamento in cui viveva Guadagna, ma non l'hanno trovato. I suoi familiari hanno raccontato loro che era uscito presto di casa lasciando scritto in una lettera che stava andando a incontrare il suo inquilino per sistemare la questione degli affitti non pagati. Nessuno dei parenti aveva mai pensato che potesse finire così. Ora l'uomo sarà interrogato. L'uomo ucciso, sposato e con due figli, nel 2017 era stato arrestato per la rapina nella casa di un ipovedente. Con altri complici l'uomo si era finto postino per entrare in casa e rubare 30.000 euro. Il duplice omicidio è stato confessato da Tulan Malai in un lungo interrogatorio davanti al pubblico ministero, l'uomo che per gelosia ha ucciso il vicino di casa e la figlia. La moglie Tefta, che era stata difesa dalla figlia, morta proprio per proteggere la madre, ora chiede di poter vedere la salma della sua Jessica. «Vorrei solo rivedere mia figlia», ha detto dal letto dell'ospedale del Policlinico di Foggia, dove è ricoverata, e ha subito un intervento chirurgico per le 6 coltellate ricevute. Tefta, secondo i medici, sta meglio e ha iniziato a riprendere conoscenza, ma non si esprimono ancora su quanto possa essere opportuno che veda la salma della figlia. Decideremo insieme nel giro di 24 ore, ha spiegato Giuseppe Pasqualone, direttore generale del Policlinico. Anche perché la salma di Jessica è a disposizione della magistratura e servono dunque autorizzazioni. Una valanga di rifiuti si deposita continuamente sulle spiagge italiane. Secondo l'indagine di Legambiente si conta una media di 961 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, ha detto: «La spiaggia rimane ancora il principale cestino indifferenziato delle nostre attività. Quest'anno a peggiorare il quadro sono i rifiuti di vetro e ceramica, materiale da costruzione, tegole, mattoni, piastrelle, eccetera, smaltiti irregolarmente in spiaggia. Seguono il metallo, tessuti, legno trattato, gomma, bioplastica, rifiuti da cibo e sostanze chimiche». Dal 12 al 14 maggio 2023 torna in tutta Italia il fine settimana di spiagge e fondali puliti, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste della nostra penisola e che vedrà in azione centinaia di volontari e cittadini di ogni età. È stato un dialogo aperto, franco e collaborativo che ci ha aiutato ad avere le idee più chiare. Così Giorgia Meloni fa il punto dopo le consultazioni con le opposizioni sulle riforme. Continueremo, aggiunge la Premier, con altri come la conferenza Stato-Regioni, con i sindaci e all'esito del ragionamento formuleremo la nostra proposta. Elly Schlein, dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadisce quale sia la linea del suo PD. Non siamo per ridimensionare il ruolo del Presidente della Repubblica verso un modello di un uomo o una donna sola al comando. La Schlein ha affermato che però per il PD questa discussione sulle riforme non è una priorità del paese. Le priorità sono lavoro, sanità, PNRR, clima, giovani e casa. Il ponte sullo stretto di Messina si potrà attraversare dal 2032, se andrà tutto bene, a dirlo è Matteo Salvini, dopo aver incontrato i sindacati al Ministero dei Trasporti. «Il ponte sullo stretto ritengo che sia un'opera fondamentale che si attende da 30 anni e se tutto va bene sarà transitabile dal 2032», ha detto il leader della Lega. Per poi precisare che in quello stesso anno dovrebbero anche essere terminati i lavori sulla 106 in Calabria e l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento di strade e ferrovie tra Palermo, Catania e Messina. «L'incontro con i sindacati è andato bene», ha aggiunto Salvini, «anche se le parti sociali non condividono tutte la stessa posizione rispetto al ponte sullo stretto». Dopo la carne e il pesce in provetta arriva anche il latte sintetico, con Israele che si appresta a diventare uno dei primi paesi al mondo a vendere veri e propri prodotti lattiero-caseari senza mucche, usando il gene della proteina del latte e inserendolo in bioreattori per la crescita accelerata con un processo simile a quello usato un po' per tutti gli alimenti creati in laboratorio. L'allarme è stato lanciato da Coldiretti e Filiera Italia a Milano al Tutto Food, la più importante fiera dell'agroalimentare in Italia. Un pericolo quello rappresentato dal latte sintetico per la sopravvivenza della Fattoria Italia, che vale oggi 55 miliardi di euro e rappresenta uno dei fiori all'occhiello del tricolore a tavola.